Alexios! Qui! Alexios, non è fantastico? Siamo così vicini agli dèi, mi sento pervaso dallo spirito di Apollo. Com'è andata con il Penore? Parleremo dopo, in privato. Lui chi è? Un semplice pellegrino. È appena stato dall'oracolo. Non ho potuto fare a meno di chiedergli se è magnifico come dicono. Beh, lo è. Mi ha lasciato con più domande che risposte. Quella è la profezia. Non mentivi. È davvero la lancia di Leonida. Potrei aver parlato di te? Apprezzerei se mostrasse più discrezione. È solo che sembrava interessato alle leggende. Come te, ho pensato che sareste andati d'accordo. Come hai... Riconosci la mia lancia da una semplice occhiata. Tu non sei un semplice pellegrino. Niente a Delfi è quello che sembra. Nemmeno io. Mi chiamo Erodoto. Sono un cantastorie. O almeno lo ero. La guerra cambia tutti in modo estremo. Questo è vero. Perché nascondi la tua identità? Sono qui per conto di un ateniese, un uomo molto potente. Vogliamo porre fine a questa guerra. Avevi detto di aver fatto all'oracolo una domanda personale. La guerra è personale, Barnaba. Così hai chiesto consiglio alla Pizia per porre fine alla guerra. Sì, ma c'è qualcosa che non va qui ad Elfi. Guardie dappertutto, gente che viene allontanata. Non sembri convinto che la Pizia sia affidabile. Che ti ha detto? Le ho chiesto quale fosse il modo per porre fine alla guerra. Ha risposto: la primavera non brami l'inverno, poiché causerebbe solo morte. Quanta saggezza! Non capisco una parola, ma forse è per questo che lei è lì dentro e noi siamo qui. So riconoscere una minaccia. Hai passato troppo tempo a Cefalonia. Questa fila è assurda. C'è sempre tutta questa gente a consultare la Pizia. Queste non sono semplici persone. Ogni città invia un teoro o ambasciatore sacro a chiedere consiglio per conto della sua gente. La Pizia plasma non solo il destino degli individui, ma dell'intero mondo ellenico. Immagina il potere che avrebbe chiunque riuscisse a controllare quello che dice. Solo Apollo può farlo. Sì, naturalmente. Delfi non è per niente, come dicono. È sempre stata così? No, un tempo era un luogo aperto e accogliente. Ma la guerra cambia tutto. La Pizia viene consultata per ragioni politiche. Spesso le profezie in tempo di guerra risvegliano emozioni violente. È saggio rinfoderare le armi. Spargere sangue a Delfi è considerato un insulto ad Apollo. Le punizioni sono severe. Ho delle domande per la Pizia. Ma questa fila! Sarò vecchio quando sarà il mio turno. Scherzi! Con tutte quelle lame che ti porti dietro! Non sono qui per causare guai. Guai? Entra e basta! Chi ti fermerà? Il sacerdote! D'accordo. Ma se si mette male, io do la colpa a te, Barnaba. Non è fantastico come dicevo? Sono qui per la Pizia. Solo i prescelti dalla luce di Apollo possono entrare.
E com'è che si viene scelti? Ci si deve mettere in fila. Ti sembro uno che si mette in fila. Entra nella luce di Apollo, colui che illumina le ombre. Scegli con cura la tua domanda, mortale, poiché ne hai solo una. Parla, tu che cerchi la verità. Sto cercando mio padre, il mio vero padre. Chi è? Sei tu, dalle visioni, il bambino della montagna. Come fai a saperlo? Devi andartene. Ora. Andarmene? Hai idea della fatica che ho fatto per arrivare qui? Certo. A Causos non ti sei tirato indietro di fronte a un sacerdote. Un bambino e la sua famiglia ti devono la vita. Ma come... Nessuno può sfuggire alla luce. Ti prego. Vengo da lontano. Devi avere le risposte che cerco. Bambino della montagna. La setta di Cosmos ha occhi ovunque. Ti uccideranno. La setta di Cosmos? L'oracolo ha parlato! La profezia è tua! Non hai risposto alla mia domanda! La giornata della pizza è conclusa. Non me ne vado finché non avrò una risposta! Erodoto, sei ancora qui? Dov'è Barnaba? È tornato alla tua nave. E non sembri felice della tua profezia. Lei mi conosceva già. È la pizia. È il suo mestiere comportarsi come se ti conoscesse. Non stava recitando. Ha detto di avermi visto su una montagna quando ero piccolo. Quale bambino non è mai stato su una montagna? Io sono stato buttato giù da quella montagna. La mia vita è iniziata e finita su quella montagna. Credimi, sapeva chi sono. Cosa ho fatto? Ha cercato di avvertirmi. Avvertirti? Di che cosa? Ha menzionato la setta di Cosmos. Per caso ti dice niente? Ho sentito delle voci. Una setta come nessun'altra in arrivo ad Elfi. Ma non ci ho dato troppo peso. La pizia sembrava temerle. Le guardie l'hanno portata via. Portata via? Allora le voci erano vere. Se questa setta avesse corrotto la pizia... Ma sono notizie devastanti. Capisci che significa? Tramite lei, la setta controlla il mondo intero. Devo parlarle. Quando non è così ben protetta. Ci vorrebbe un miracolo degli dèi. Lei è sempre protetta. Conosci la pizia meglio di me. Dove posso trovarla? Quando non è al tempio di Apollo e a casa sua, nella cora di Delfi. Non posso sfondare ogni porta finché non la trovo. Non dovrebbe essere difficile trovare la casa dell'oracolo. Sarà l'unica nella cora di Delfi a potersi permettere di vivere nel lusso. In che parte della cora di Delfi abita la pizia? Ho sentito che abita nella periferia del villaggio, ma fai attenzione, sarà protetta. Non tutti coloro che cercano l'oracolo hanno buone intenzioni. Scoprirò dove abita la pizia. E avrò le mie risposte. Alexios, ricorda, la forza bruta è inutile quando serve la saggezza. Huh.
Arrendetevi! Serve qualcosa, statista? Un mio amico comandante. Dicono che alla celebrazione sia impazzito e che abbia attaccato un altro ufficiale. Sembra che il tuo amico non regga il vino. Mi ha salvato la vita. Deve essere liberato. Corromperò l'altro ufficiale. O lo ucciderò. Non è giusto che un uomo sia rovinato da un solo momento di follia. Quindi vuoi che effettui la consegna? Giusto, lui l'aspetta. È il lavoro giusto per me. Cerca di fare in fretta. Qui abbiamo finito. L'oracolo è all'interno. Finalmente avrò delle risposte.
nascondermi se non voglio combattere. La Pizia è davvero ben protetta. Sono qui per farti del male. Cerco solo risposte. La Pizia è un sacro strumento degli dei. La gente viene da tutto il mondo per le mie risposte. Ma nessuno oserebbe irrompere in casa mia. L'ira di Apollo sarà rapida e crudele. Guardie! Sto cercando la mia famiglia. E ovunque io vada, trovo menzogne o qualcuno che cerca di uccidermi. Tu sei l'unica che può darmi delle risposte.
Ma mi uccideranno se lo faccio. Non se li trovo prima io. Aiutami e non ti succederà niente, te lo prometto. Va bene, ma fai in fretta. Più resti qui, più rischiamo entrambi la vita. Che cos'è la setta di Cosmos? Sono gli occhi che vedono senza essere visti. Basta con gli enigmi. Voglio dei nomi. Non lo so, lo giuro. Si nascondono dietro a maschere e veli. Perché lavori per la setta? Non ho altra scelta. Perciò, tutte quelle profezie degli dei, tutte quelle persone, sei pagata per ingannare tutti. I più fanno domande sull'amore o sulla morte. Dico loro quello che vogliono sentirsi dire. Ma se qualcuno chiede della guerra o di politica, sono ben pagata per dire quello che vuole la setta. Hai detto che ero nelle tue visioni. Che cosa hai visto? C'è un manufatto sotto il tempio di Apollo. Rivela quello che solo gli dei dovrebbero sapere. Mi hai chiamato bambino della montagna. La setta cerca un bambino spartano sopravvissuto a una terribile caduta dal monte Taigeto. Il manufatto ha rivelato che quel bambino sei tu. Hai l'opportunità di fare la cosa giusta. Dimmi dove si trova la setta. Dimmi dove si trovano, o andremo a cercarli insieme. Sotto il tempio di Apollo c'è una stanza antica. Credo che si incontrino lì. Ma senza la loro maschera o il loro mantello, non riuscirai a entrare. Dove posso trovare quei mantelli e quelle maschere? C'è un uomo che ogni tanto viene da me. Si assicura che io venga trattata bene. Ho la casa più grande della Cora di Delfi. Eppure continua a offrirmi dracme per il disturbo. Mi mette i brividi. Come si chiama? Elpenore. Elpenore? Fa parte della setta. Non ne sono sicura, ma se così fosse, avrebbe certamente ciò che cerchi. Hai idea di dove possa trovarlo? Appena a sud della Valle della Ninfa c'è un forte. Si dice che lì conduca degli affari. Sei stata utile. Possa la luce di Apollo condurti alla tua famiglia.